tempi del coronavirus le interviste non si fanno, ahimè, di presenza, contatto umano zero, però ci avvaliamo della potenza dei social e quindi ci facciamo una chiacchierata con Andrea Gatti, che è titolare di ben due aziende molto molto importanti e molto molto articolate, quindi tra un po' ce ne parlerà lui. L'azienda di cui parliamo, cominciamo a parlare di Depurchem, che è nata 18 anni fa, e poi c'è un'esperienza trentennale antecedente che è tutta da scoprire. Ciao Andrea, come stai? Ciao, io sto bene, grazie. Di salute sta bene la mia famiglia, stanno bene i Ecco, questa è la cosa. collaboratori dell'azienda e Bene. l'unica che non sta bene è l'azienda in questo momento. Però Sì, immagino, immagino. Ecco, rapidamente mi ti spiego racconti un Depurchem. attimo di cosa si occupa la tua azienda? Sì. Allora, Depurchem è un, come hai detto tu, è un progetto che nasce 18 anni fa come un'azienda che costruisce sistemi per il trattamento acqua. Nasce 18 anni fa da una mia idea imprenditoriale, nascendo sulle orme dell'esperienza di mio padre, il quale mio padre era un tecnico che riparava impianti di trattamento acqua civili ed industriali. Io, essendo con un spiccato senso commerciale e organizzativo, ho voluto industrializzare il suo processo, quindi non solo limitarmi a riparare gli oggetti di altri, ma bensì avevo l'obiettivo di costruire un mio oggetto con il mio marchio, e così abbiamo fatto nel 2002 quando abbiamo fondato il marchio Depurchem. Senti, una domanda che non c'entra per adesso, c'entra più che altro con il rapporto che hai con tuo padre. Quanto è stato importante avere, voi siete di Verona, no? Se non sbaglio. Sì, di Verona. Verona. Quanto è stato importante avere un padre dalle ampie vedute, cioè che ha permesso di studiare, di realizzarti, di formare anche il tuo, di seguire la tua strada. Poi che tu abbia ampliato un'azienda già esistente, aprendo un ramo diverso, tutto di guadagnato. Però insomma, avrebbe potuto dirti no, tu lavori con me e poi vediamo dove si arriva. Quanto è stato bello ed importante per te questo? Allora, ti ringrazio intanto per questa domanda perché mi riempie il cuore della mia esperienza. Io ho avuto la fortuna di avere un padre che non è il tradizionale padre padrone, quindi Ecco. ha lasciato pieno spazio appena visto che il figlio poteva avere delle capacità superiori alle proprie. E tanti mi hanno detto: è proprio un imprenditore tuo padre, perché il vero imprenditore si avvale dei migliori collaboratori e ha scelto te. E Esatto, quindi ecco, questa è stata la mia molte esperienza. volte diciamo che l'imprenditore è quello che studia oppure quello che no, l'imprenditore ha questo il fiuto, insomma, in questo caso ci hanno visto bene. In questo momento, intanto, quanti siete in azienda? Anzi, tutte e due le aziende, Allora, come l'azienda dipendenti, collaboratori? occupa 18 persone, tra Ok. la parte commerciale, che per noi è la parte principale, parte commerciale, Certo. ufficio tecnico, ufficio acquisti. E la parte di produzione e logistica è riservata a circa 8 persone, anche perché facciamo l'80% della nostra produzione in outsourcing. Quindi noi ci avvaliamo principalmente di collaboratori esterni, di partnership esterne, perché investiamo principalmente in uffici commerciali, uffici tecnici che sviluppano i prodotti, però poi lo facciamo produrre a chi è specializzato nella produzione. Noi vogliamo essere degli specialisti di consigliare i nostri clienti, mettere insieme il sistema secondo il nostro ufficio tecnico e secondo le nostre idee. Poi ci avvaliamo appunto in outsourcing per realizzare il più possibile agli specialisti. Ecco, da come me la stai descrivendo, sembrerebbe che tutto sommato la tua azienda possa continuare a lavorare, perché insomma si farà molto con le videoconferenze anche insomma, in periodi non di lockdown, però nel frattempo l'Italia è ferma. Lavorate solo con l'Italia o anche all'estero? No, il mercato per noi è solamente nazionale, quindi Nazionale, ecco, però nel frattempo è tutto fermo. Quindi come vi arriva questo blocco? allora il blocco chiaramente, mancando gli ordinativi del quotidiano, ha creato un'imposizione su un rallentamento notevole della nostra operatività giornaliera. Quindi oggi su 18 persone, 4 in rotazione coprono tutte le esigenze dei clienti, perché comunque l'ufficio tecnico è aperto con una persona anziché tre, l'ufficio commerciale c'è una persona anziché quattro,
e quindi comunque stiamo ricoprendo le esigenze. Chiaro che mancando il 90% degli acquisti quotidiani dei nostri clienti, con 4 persone mandiamo avanti un'azienda di 20 sostanzialmente. Certo. Consapevoli che da imprenditore mi sento di dover dire ad altri imprenditori o comunque a chi mi può ascoltare che sono fiducioso che sia una condizione temporanea provvisoria, dove tutti noi imprenditori dovremmo, in particolar modo rispetto ad altri, ancora di più fare il focus sul nostro obiettivo, e deve essere un focus ancora più puntato sull'efficienza dell'azienda. Quindi sarà un momento per controllare di cosa va e cosa non va in azienda, i progetti da rispolverare che magari erano stati accantonati, un modo nuovo per raggiungere la clientela come video filmati, video o comunque un nuovo modo di comunicazione, e probabilmente rafforzeremo ancora di più l'incontro personale che avremo, magari saranno meno i nostri incontri personali, però appunto reputiamo che quando ci sarà ancora più forte come messaggio. Proprio tu che parti da un rapporto molto intimo con il tuo primo datore di lavoro, che è tuo padre, che rapporto hai con i tuoi dipendenti? Che rapporto avevi prima e adesso? Soprattutto, come hai gestito l'esigenza di dire, sapete ragazzi che c'è che per adesso devo mandarvi in cassa integrazione e poi riprenderemo piano piano? Come l'hai gestita? Allora, non è stato facile, prima di tutto psicologicamente, per un imprenditore che solitamente pensa prima che dopo, quindi di solito l'imprenditore è abituato ad immaginare cosa succederà in futuro e quindi a prevenire possibili problemi. In questo caso non è stato possibile prevederlo e quindi dover ricorrere a una cassa integrazione che mai avrei pensato nella mia vita da imprenditore, sempre sul pezzo, che quindi se ne fosse accorto... Anzi, ecco, non solo, scusami se ti interrompo, anzi probabilmente avresti sperato di dover incrementare i tuoi collaboratori. Noi siamo in crescita da 3 anni, ecco, del 60% anno su anno. Quindi l'azienda, anche nei primi di marzo, quindi la prima decade, chiaramente marzo è stato un mese che abbiamo fatto, purtroppo chiudendo, solo un 55% in meno, ed è stato un record fare solo il 55% in meno. Certo. Per quale motivo è stato un risultato così basso? Aprile sarà molto più basso, faremo 90% in meno, perché la prima decade di marzo, che comunque abbiamo consegnato parecchia merce che era stata ordinata ancora nei mesi seguenti, eravamo in più 70% rispetto al mese storico. Quindi questo a rafforzare che il trend di crescita c'era. Quindi come imprenditore non mi posso neanche né deludere né amareggiare del risultato, perché comunque nel momento che non è stato voluto da una negligenza o da una mancanza di valutazione imprenditoriale, ma semplicemente da un dato di fatto. Quindi analizziamo i dati con dispiacere, perché il trend di crescita è stato interrotto. Però abbiamo chiuso l'azienda che stavamo facendo più 70%. Non avevamo operai in cassa integrazione e stavamo qui a dirci cosa facciamo per incrementare il lavoro. Quindi presumo che alla riapertura sarà più complesso, sarà più lento, ma il progetto aziendale c'è, esiste e continuerà ad esserci. Riprende, è solido. Okay. E quindi... Senti, ti senti tutelato dalle manovre fiscali che abbiamo sentito in questi giorni? Oddio, io come imprenditore, per scuola artigianale di mio padre, perché non sono un industriale, sono un artigiano che si è evoluto, mi ha sempre insegnato a non fare conti sul sussidio, sulle tasse risparmiate o sugli incentivi dello Stato, ma da artigiano del Nord-Est abbiamo sempre fatto invece che 10 ore di lavoro, 15, se non bastavano ne facevamo 18. Quindi di mentalità conto sempre sulle mie forze e su quello che potrò fare. Se poi arriva un aiuto dallo Stato sarà in più, ma io ragiono su quello che io posso fare e quello che io so superare. Purtroppo quello lo reputo un surplus che può arrivare in aiuto. Chiaro che la cassa integrazione è necessaria, perché
come azienda che, certo, sta bene e che funziona, ho detto ai miei collaboratori, io un mese senza guadagnare, senza vendere posso sopportarlo, due mesi senza vendere posso con difficoltà sopportarlo, dal terzo mese senza vendere in poi un'azienda che andava benissimo è un'azienda che chiuderà. Quindi, certo, se non ci sarà l'ammortizzatore sociale della cassa integrazione, sarà un grave problema, qualora il problema Covid durasse più di tre mesi. Sono certo. Noi ci auguriamo, ecco, che nel brevissimo tutta questa situazione si risolverà, sana, seppur per step. Ecco, quindi io reputo che un'azienda sana, che abbia commesse, che abbia un progetto aziendale, e che abbia una difficoltà grave, oggettiva, di uno o due mesi di cassa integrazione, se è sana e se ha un progetto solido, lo supera. Chiaro che se l'azienda prima della chiusura era in difficoltà, che lavora principalmente con le banche, fa fatica a pagare di base il fine mese dei fornitori, è un'azienda spacciata, purtroppo. Certo. Quindi questa crisi farà anche pulizia di chi è più organizzato e chi è meno organizzato. Ecco, quindi sarà la base per il successo di chi è organizzato. Le crisi fanno sempre dei danni e creano sempre delle opportunità e scremano il mercato. Andrea, adesso voglio scendere un po' nel personale, mi perdonerai, però visto che non è un'intervista ma una chiacchierata, me lo devi concedere. Con chi passi questa quarantena forzata? Con chi sei in casa? Allora, sono con la mia famiglia, ho la fortuna di avere una bimba nata da 15 giorni. Quindi sono papà bis. Ah, bellissimo. Ecco, quindi, anzi, diciamo che dal punto di vista familiare ho avuto modo di occuparmi della nascita di della mia seconda figlia. Io ho un maschio di 8 anni e Carlotta adesso è nata il 21 marzo, che altrimenti sarei stato in azienda fino alle 8 di sera e l'avrei vista un'oretta prima che andasse a letto. In realtà riesco a godermela, ecco, e aiutare mia moglie in un momento... Complimenti per il periodo perfetto che hai scelto di avere una bambina in piena pandemia mondiale, perché è una cosa anche abbastanza rassicurante. E la cosa che è ancora meno rassicurante è il fatto che se tu applichi la tua filosofia di lavoro, cioè se non bastano 10 ore 15, se non bastano 15 18, se la applichi per il loro studio, loro sono rovinati, sappilo. Vacci piano, Andrea, vacci piano. Non abbiamo finito perché voi, quindi tanto tantissimi auguri, quindi, per noi. Grazie, quindi la passo poi... con mia moglie, l'altro bambino, quindi faccio fare compiti, ecco, mi intervallo. Perfetto. Tra ecco, vedi. Anche perché mia moglie sta allattando, quindi diciamo che la gestione del più grande ce l'ho quasi in toto. Comunque, facendo l'imprenditore, non è che con l'azienda... siamo aperti circa un 20%, come dicevo, quindi gli uffici sono attivi, quindi in realtà sono diminuite le chiamate di ordine e le necessità di ordinario, un po' di tempo, però balli. Sono aumentati le scelte strategiche e importanti per l'azienda, quindi non passa giorno che non mi senta con il consulente del lavoro per sapere come gestire la cassa integrazione, non passa giorno che non parliamo con consulenti informatici per capire come raggiungere i nostri clienti in via web, in via video, o come la nostra intervista di questo momento. Quindi, diciamo, sto facendo meno ordinarietà e molta straordinarietà. Quindi sto riflettendo, sto preparando i colpi in canna, molti, ecco, di più. Ecco, per ripartire alla grande. Sarà un'imprenditrice, ecco, quando ripartiremo. Ecco, come siamo a brainstorming, a video chat di gruppo, come stiamo macinando? Come, scusami, non ho capito. Come stiamo a brainstorming, a video chat di gruppo? State cominciando a macinare per ripartire, sì, presto? Allora, noi ogni giovedì abbiamo una sala corsi all'interno dell'azienda e per i nostri clienti di tutta Italia facevamo il corso del giovedì. Tutti i giorni facevamo 6 ore di formazione dove si poteva toccare teoria e con mano i nostri prodotti. Chiaramente, okay, questa sala di formazione, tra l'altro inaugurata 40 giorni fa, non potremmo in questa fase usarla e presumo anche quando riapriremo non ci sarà la possibilità immediata di ricreare affollamento, quindi stiamo investendo sul fare tutti i videoclip sui prodotti ed estendere con videoconferenze la formazione, quindi vogliamo proseguire con il progetto di formazione dei nostri clienti che per noi è l'ABC,
perché se il cliente conosce l'argomento riuscirà a sua volta a vendere e distribuire il prodotto. Certo. E lo faremo via web anziché via fisica. Ecco. Wow, ci piace. Si chiama Andrea Gatti, è il titolare della Depurchem, ha mentito perché nel suo nucleo familiare non ha parlato di un cagnolino molto simpatico, a discapito del suo cognome, si chiama Gatti col cagnolino, pazienza, è molto bravo, molto preparato e ci piace. Noi, hashtag, noi non ci fermiamo, giusto? Non ci fermiamo assolutamente, anzi... Adesso che siamo riposati, abbiamo fatto ancora più focus, siamo ancora più carichi. Wow, che bello. Una persona del sud con una persona del nord sono andate pienamente sorridenti durante questa video chiacchierata. Meglio di così non poteva andare. Grazie Andrea. Bene, grazie a voi. Un saluto a tutti. Ciao.